Amici di Nuolari, benvenuti da Gianluca Caffori al grande spettacolo del Supercross americano. Oggi è di scena la 250 e ci troviamo nel Minnesota e più precisamente a Minneapolis nel Triple H Metrodome. E questa è l'ultima vittoria del campione australiano, eccolo qui, Chad Reed, numero 22, lui corre con Yamaha. Eccola qui le gesta di San Diego, la caduta, la rovinosa caduta di Ricky Carmichael e la vittoria di Chad Reed. Eccolo qui il punteggio overall che vede Ricky Carmichael in testa nel campionato AMA Supercross a 135 punti. E grande affermazione anche di David Cobra, Vuleman, nell'ultimo round di San Diego, un secondo posto che fa ben sperare. Ed eccola qui la classifica del World Supercross GP che vede in testa Chad Reed a 109 punti, seguito a breve distanza a 103 da David Vuleman. E questo è il tracciato di Minneapolis, si parte con il classico imbuto dello shot, poi subito un grande fanbox e non mancano i tripli e la classica session di Whoops, doppia session di Gobbe. Ma entriamo subito nel vivo con la prima hit di qualificazione al main event, alla finale. Questo inquadrato è lui, Chad Reed, e questo è il suo avversario diretto, il Cobra David Vuleman. Andiamo a conoscere i piloti della prima hit, sicuramente il più favorito è lui, Reed, con il 22, poi a seguire con il 12 Vuleman e ancora Hit Voss con il 28. Quindi pochi istanti alla partenza di questa hit di qualificazione. Questo inquadrato è un personaggio che conosciamo molto bene anche nel panorama italiano, Damon Huffman, numero 20. Lo abbiamo visto protagonista a Pesaro nell'indoor e anche molte volte nella sfida di USA Europa al Motor Show di Bologna. Quindi i meccanici preparano le moto, gli ultimi ritocchi per le moto alla griglia di partenza. Attenzione quindi alla pattuglia Yamaha con Voss, Vuleman e anche Reed. Il Voss che ha migliorato negli ultimi round le sue performance. E attenzione anche alla Yamaha di Nicholas Way. E il cartello dell'AMA Pro Rating ci indica meno di 30 secondi alla partenza. Eccolo qui, Nicholas Way, numero 27. Impiego in avanti, rider pronti per questa hit e si parte. Si vola verso la prima curva a sinistra. Attenzione, c'è subito una caduta che interessa un paio di piloti che rimangono incastrati, non riescono a ripartire. Ma attenzione allo scatenato Reed che prende subito il comando. Chad Reed velocissimo sulle Whoops, è lui l'astro nascente di questa stagione 2003 dopo una grande affermazione nel campionato 125 lo scorso anno, il passaggio di scuderia. Bandiera verde, tutto ok, si può proseguire con la gara nonostante l'incidente. È determinato Reed, vuole conquistare a tutti i costi il titolo. E in seconda posizione ecco Mason con il numero 82, un'altra Yamaha che viene sorpassato da Andrew Short, numero 41. Attenzione anche a Hit Voss. Mason sta subendo diversi sorpassi, eccolo qui, Hit Voss che conquista la terza piazza. Molto veloce.
c'è Goss in quarta, eccolo il Cobra, Vuleman. Short sempre secondo e poi c'è Itvos, ma attenzione all'attacco di Vuleman, sono praticamente appaiati tutti e tre i piloti. Una grande gara subito nelle prime battute di questo round numero 9 della 250 campionato americano Supercross. Velocissimo il Cobra sulle whoops e cerca l'interno il Cobra, ci riesce, passa in terza posizione, determinato e molto veloce in questa parte di gara Andrew Short. Vuleman deve veramente dare il gas a manetta per stare dietro a questo pilota Suzuki e adesso rimane attardato. Vuleman sulle whoops perde il ritmo. Vediamo i distacchi che scorrono in alto a sinistra nella grafica di Clear Channel. Eccolo qui il Cobra numero 12. Si pulisce la maschera in aria il Cobra. Siamo ormai a metà gara, 4 degli 8 giri previsti nella prima batteria di qualificazione. Hit numero 1. Ricordiamo, passano di diritto subito al main, alla gara finale, i primi quattro piloti che arrivano al traguardo. Attenzione all'attacco di Vuleman, sono appaiati due piloti, Short non ci sta. E Vuleman cerca ancora l'interno, ma Short è molto veloce, rischia molto Vuleman, e però è chiuso un'altra volta da Short. Ci riprova, Vuleman sui doppi. Bellissimo sorpasso di David Vuleman. Quindi secondo posto per Vuleman, terzo Andrew Short, quarto Itvos, quinto Damon Huffman, sesto Nicholas Way. Vediamo con l'aiuto del rallenti il passaggio bellissimo di David Vuleman, che viene chiuso in un primo momento, poi ci riprova, gas a manetta all'interno e riesce a sorpassare Andrew Short. Cinque degli otto giri previsti con Vuleman in seconda posizione, quando Reed tranquillamente non ha problemi in testa in questa hit numero 1. È lui la rivelazione di questo campionato, riesce a andare forte con qualsiasi cilindrata, dalla 125 fino alla 250. E ci si aspettava un passaggio alla quattro tempi, per lui invece la decisione di rimanere con i classici two stroke, i due tempi, che in America sono ancora un must, sono ancora la cosa migliore per il motocross. Eccolo qui sulla sua Yamaha YZ 250 Chad Reed numero 22. Ha preso un errore Chad Reed, ha rischiato un pochettino all'uscita delle whoops. Intanto si sta avvicinando Itvos a Andrew Short, ha migliorato il suo tempo in questo giro Itvos, 11 secondi e 6, intanto il distacco che divide il campione Chad Reed da David Vuleman. 7 degli 8 giri previsti con la spuntatura gialla, scorrono in alto a sinistra i piloti che si qualificano di diritto al main event, i primi 4 piloti, e si sta per entrare ormai nel settimo degli 8 giri previsti in questa hit di qualificazione numero 1. Attenzione a Way, attenzione a Way, Nicholas Way, un altro talento nascente del supercross americano. Una pattuglia Yamaha al completo in questa hit di qualificazione che vede Way, Voss, Vuleman e Chad Reed nelle prime 5 posizioni. C'è un doppiaggio per Nicholas Way. Nicholas Way che ormai è vicino a Itvos, molto veloce in questa parte di tracciato. Bandiera bianca intanto. Ultimo giro,
bisogna stringere i denti se si vuole entrare subito di diritto nel main event. Eccolo qui Reed alla presa con gli ultimi doppiaggi. Chad Reed, il fenomeno australiano, che saluta il pubblico di Minneapolis. Chad Reed tra un salto e l'altro, incredibile. Reed passa la bandiera a scacchi e ora vediamo il duello bellissimo tra Boss e Way, ma in questa parte è Nicholas Way ad avere la meglio, ad entrare nel main subito dietro a Andrew Short. Velocissimo Nicholas Way, eccolo qui che passa il traguardo. Non ce la fa a qualificarsi invece Hit Voss, e questo è il sorpasso. Il passaggio, eccolo, a rallenti di Way, molto veloce su Hit Voss. Ed eccolo qui Reed che sale sul podio per questa prima hit. Ecco la grafica che ci mostra i primi quattro: Reed, Vuleman, Short, Way e poi Hit Voss in quinta posizione. Yeah, so far the race has been going great, you know, practice, we're back here on the East Coast and I feel great. The bike's working awesome, passing limit door. Everybody's chipping in there, Cameron, and it's gonna be a great season. So far it's been you know, good. We got it down to 4 points, so we gotta keep going, chipping away. Andiamo a vedere la hit numero 2 con Ricky Carmichael, numero 4. Eccolo qui il vincitore di due stagioni del Supercross, quella del 2001 e del 2002, vicino al suo meccanico Mike Gosselaar, padre di Chris Gosselaar, un altro grande campione del campionato West 125. Pronti per questa partenza nella batteria di qualificazione, la seconda batteria di qualificazione al main event. Pochi istanti quindi alla partenza, vicino a lui un altro pilota, un'altra rivelazione, Ezra Lask, numero 11. Lui corre con Kawasaki, una grande rivelazione quest'anno. Lui vuole festeggiare così, in questo modo, con grandi performance, la nascita della sua figlioletta, e quindi ci sarà grande spettacolo anche in questa batteria di qualificazione, che vede tanti grandi come Timmy Ferri, Mike LaRocco, Ernesto Fonseca, Larry Ward, tutti mostri sacri del Supercross americano. Andiamo a conoscere anche un po' i numeri con il numero 5, eccolo qui, Mike LaRocco, il veterano, 32 anni e ancora va fortissimo questo rider. Ricky Carmichael con il 4 e poi Timmy Ferri con il 15. Sono questi i piloti più forti. Poi non bisogna dimenticare Ezra Lask con il national number 11. E intanto il cartello dell'AMA indica 30 secondi alla partenza. Questa è la helmet cam di Ryan Clark, che ci mostrerà da dentro quello che succede all'interno del tracciato. Ryan Clark corre con il numero 37. Pochi istanti ancora per la partenza. Vedete inquadrato Ryan Clark e la sua telecamera posizionata sul casco. Gas a manetta, pronti per questo
per questa partenza. Vediamo chi scatta davanti e parte bene subito una Yamaha. Eccolo qui Ryan Clark che ci mostra quello che succede in partenza. Vicino a lui Mike Larocco con il 5. Intanto velocissimo Timmy Ferri, numero 15, veloce e scatenato. Ed ecco anche Ricky Carmichael con il 4. Si era inserito bene in seconda posizione James Polovny, ma ecco subito che i fuori classe dicono la loro e cominciano a uscire dal gruppo. Ricky Carmichael subito attaccato dietro a Timmy Ferri. E attenzione, c'è un colpo di scena, escono almeno per ora fuori dalla competizione Ezra Lask e Mike Larocco. Intanto Carmichael sorpassa Timmy Ferri, bellissimo sorpasso di Carmichael sul pilota Yamaha. Veloce Carmichael cerca di rifarsi Timmy Ferri, ma è dura stare al passo di questo pilota della Florida. Rivediamo il momento del passaggio. Carmichael veloce sul doppio e qui sul triplo riesce a passare Timmy Ferri. Tre degli otto giri previsti qui a Minneapolis con Carmichael in testa. E in quarta posizione troviamo un altro pilota Honda, Ernesto Fonseca, il colombiano numero 24. E Ezra Lask è penultimo e ultimo invece è lui, Mike Larocco. Vediamo il passaggio di Carmichael sulle whoops, la parabolica, il suo stile incredibile. Ricky Carmichael, Honda CR 250, affezionato ai due tempi, come del resto quasi tutti i piloti del Supercross. Siamo entrati ormai a metà della batteria di qualificazione, 4 degli 8 giri previsti, con Carmichael che ha aumentato il suo distacco nei confronti di Timmy Ferri. Guardate quanto è piccolo questo pilota rispetto alla moto, ma come riesce ad andare la sua Honda, che è stata modificata proprio per la sua altezza. Ed eccolo qui Carmichael sulle whoops, attenzione, Fonseca a terra, è caduto e non si rialza Ernesto Fonseca. Bandiera gialla, soccorsi per Ernesto Fonseca che è rimasto a terra. Vediamo il momento in cui è caduto. Eccolo qui, Fonseca è rimasto a terra e Ezra Lask ha rischiato di montargli sopra. Intanto Carmichael deve stare attento a non prendere questo pilota che è rimasto vittima di un incidente. Intanto Carmichael sta per doppiare Clark Stiles, numero 47 su Honda. Guardate quanto è veloce questo pilota sulle whoops! Carmichael! Ultimi salti per Carmichael prima della qualifica. Intanto ritorniamo dentro con la Yamaha di Ryan Clark, avvelenato dietro a un altro pilota. Guardate quanto è veloce anche Ryan Clark. Ed ecco, questo è il salto dell'arrivo con il panettone del landing, dell'atterraggio. Questo è il triplo di Ryan Clark sulla parabolica a sinistra. Ryan Clark che ha sorpassato il numero 54 e sta per sorpassare ora Larry Ward, un altro dei veterani del Supercross.
6 degli 8 giri previsti in questa hit numero 2 nel Triple H Metrodome. Eccolo qui il sorpasso di Ryan Clark, il nostro cameraman d'eccezione, anche lui uno dei veterani del mondo delle ruote tassellate, delle super ruote tassellate del Supercross. E il distacco tra Carmichael e Timmy Ferry è ora di 5 secondi e mezzo. Carmichael, che ora sta cercando un po' di tirare i remi in barca, deve risparmiare le forze, non deve commettere errori banali per qualificarsi per primo al main, alla gara finale. Ancora immagini per Ryan Clark, molto veloce, è ormai dietro a Larry Ward in questo ultimo giro. Velocissimo Ryan Clark, qui corre con una Yamaha quattro tempi. E eccola la bandiera bianca nel salto dell'arrivo, dice final lap, ultimo giro per i piloti, e Carmichael sta quasi per ultimare quest'ultima parte di tracciato, ultimi salti per Carmichael, ancora doppiaggi, il rettilineo con i doppi, la parabolica a sinistra e la bandiera a scacchi per Ricky Carmichael. L'applauso di Minneapolis è tutto per questo pilota. Eccolo qui Larry Ward, Ryan Clark che non riesce a sorpassare il pilota Honda. Anche loro stanno per passare la bandiera a scacchi. Eccolo qui Clark che passa il traguardo e Carmichael sale sul podio, almeno per ora, in questa hit di qualificazione, in questa batteria. Peccato per Ernesto Fonseca, ancora un po' scosso dalla caduta, speriamo che non abbia riportato conseguenze fisiche Ernesto Fonseca. Grande gara anche di Ryan Clark, che si qualifica di diritto al main, quindi i primi quattro sono Carmichael, Ferry, Ward e Clark. Andiamo a sentire il commento positivo di Ricky Carmichael, soddisfatto di questa gara. Couldn't go as fast as I want to and get a fast seat. My teammate Ernesto Fonseca went down and man, that section's gnarly where he crashed, so I'm gonna try to get a good start in the main and win this thing. L'adrenalina alle stelle, perché ora si va a fare le cose sul serio in questa finalissima main event. Ecco la parata dei piloti che fanno il loro giro d'onore qui al Triple H Metrodome. Ci sono tutti i grandi: Carmichael, Buleman, Timmy Ferry, Chad Reed.
qui la griglia di partenza con tutti i grandi piloti: Reed, Carmichael, Vuillemin, Ferry, Short, Ward, Way, Clark, Lask e Voss. E poi non si finisce qui: Fonseca, Huffman, Stiles, Johnson, Schnell, Mason, Thomas, Dub, Polovny e Oleoff. Grande concentrazione sul volto di Reed, pilota Yamaha, grande talento australiano, numero 22. Attenzione a questo pilota. Intanto il cartello dell'AMA indica 30 secondi alla partenza. La federazione motociclistica americana AMA Pro Racing, che organizza ogni anno il Supercross. Ed eccolo qui ancora più concentrato, lo vedete, Vuillemin a 1000, si piegano in avanti i piloti pronti per questa finalissima e si parte. Vediamo chi prende il comando, è Lask, incredibile, subito, attenzione, cadono una ventina di piloti, ma è Lask ad andare davanti, tutti ne fanno le spese, anche Fonseca, guardate, rimane a terra. Ernesto Fonseca, Heath Voss finiscono in questo groviglio, Andrew Short, ma eccolo il fuoriclasse che vince l'all shot, Ezra Lask. Guardate quante moto rimangono coinvolte in questo patatrack all'inizio. Attenzione a Lask, e dietro c'è Carmichael, si rinnova questa sfida. Mi piace vedere Ezra Lask ritornare davanti, ma Carmichael è veramente super allenato qui per questa gara, questo contest di Minneapolis. In terza posizione si inserisce anche Chad Reed, che ora viene attaccato da Timmy Ferry. Guardate quanto è veloce Ferry. Il passaggio di Reed in terza posizione, Ferry non riesce a sorpassarlo. Bellissima questa gara del main event a Minneapolis. Che ora sta riprendendo Carmichael, gira velocissimo Reed. Andiamo a vedere i distacchi nella grafica in alto a sinistra. Eccolo qui Ezra Lask, poi Carmichael e ancora Chad Reed. Sono molto vicini i piloti. Lask deve tenere duro perché dietro ha due fuori classe che vanno fortissimo. Ed eccolo qui Lask che sta dominando, almeno per ora, in questo stadio al chiuso, il Triple H Metrodome di Minneapolis. E attenzione, c'è l'aggressione di Reed nei confronti di Carmichael, sorpassa Reed Carmichael e tra poco ci sarà il duello tra questi due piloti. Sicuramente non ci sta Carmichael. Intanto rivediamo con rallenti quello che è successo, passaggio all'interno di Carmichael che chiude di prepotenza il pilota Honda all'interno. Però Lask sta facendo la sua gara, anche se c'è subito Reed pronto a sorpassarlo. Una grande battaglia, una grande bagarre qui a Minneapolis con Lask che si gira dietro a guardare il suo avversario. Lask sulle whoops sbaglia qui e Reed ne approfitta Reed all'interno, passa al comando Chad Reed. Attenzione perché c'è anche Carmichael pronto a conquistare la seconda piazza nei confronti di Lask. Ancora il rallenti del sorpasso di Reed.
attenzione, qui ha rallentato Chad Reed. C'è un colpo di scena, il rallenti non ci ha mostrato quello che è successo. Lasky ritorna al comando. Rivediamo il momento, la caduta di Chad Reed. Il rallenti ci ha beffato e quindi Lasky ritorna al comando. In seconda posizione Ricky Carmichael. Terzo Reed che riesce a conservare almeno la terza piazza nonostante la caduta. Attenzione a Carmichael, tentativo di sorpasso. Sul triplo Carmichael è molto veloce, lo chiude all'interno. Si infiamma il pubblico di Minneapolis sulle hooks. È scatenato Carmichael. Ora c'è la serie dei doppi. Eh no, Carmichael è più veloce. Ancora il passaggio di Carmichael. Qui non ce l'ha fatta a passare Lask, ma poi sul triplo è andato a 1000 e ha sorpassato Ezra Lask. E qui ha sbagliato Lask, ha sbagliato ancora. Ne approfitta Carmichael per guadagnare almeno un paio di metri. Una gara piena di colpi di scena. Peccato per Reed, ma stava andando veramente troppo forte, ha rischiato moltissimo dopo il sorpasso a Lask. Sentiva anche la pressione dietro di Carmichael e ora deve rifarsi. Intanto c'è un altro protagonista che si sta mettendo in luce, David Vuillemin ha sorpassato Chad Reed e si è inserito in terza posizione. Vuillemin, eccolo qui, Vuillemin, il Cobra, così lo chiamano, questo pilota francese ormai naturalizzato, americano, californiano, il Cobra Vuillemin. Tanto Carmichael aumenta il suo distacco nei confronti di Ezra Lask, c'è un'intera sessione di gobbe, di whoops tra Lask e Carmichael. Carmichael che vuole scalare la classifica del campionato mondiale Supercross, che vede in testa Reed, poi seguito da Vuillemin, mentre a comandare la classifica del campionato americano AMA Pro Racing c'è lui, proprio Carmichael. Un secondo 0,57 il distacco tra Carmichael e Ezra Lask. Stiamo per entrare ormai nel nono giro, quindi siamo a metà gara. Eccolo qui Carmichael che passa, che sfila sulle whoops. Secondo Lask, terzo Vuillemin a 11 secondi da Carmichael, poi quarto Way e quinto Timmy Ferry. Noi facciamo il tifo per questo pilota Ezra Lask, che ci ha regalato delle emozioni incredibili nei primi round del campionato americano classe 250. E lo stile inconfondibile di Carmichael, quasi da moto stradale, tutto abbassato, soprattutto nei rettilinei. Eccolo qui Carmichael sul triplo. Honda CR 250 per Ricky Carmichael, ragazzo della Florida, vincitore di due titoli del campionato 250 di Supercross, quello del 2001 e quello del 2002. Intanto cerca di riprendersi dalla beffa Chad Reed, che è ormai molto vicino a Vuillemin. Dei 20 giri previsti, un doppiaggio per Chad Reed, che sta recuperando posizioni.
28 secondi dividono Reed, che prima era in testa, dall'attuale leader Carmichael. Sono troppi 28 secondi per recuperare, però ancora non è detta l'ultima parola, perché il Supercross regala talmente tanti colpi di scena e emozioni che tutto è possibile. Intanto passa questo doppiato Chad Reed e vola verso l'attacco a Vuillemain. E ormai il tracciato di Minneapolis è completamente scavato, ci sono dei solchi in mezzo alla pista, perché sono i solchi provocati dalle stesse traiettorie dei piloti, quindi il circuito diventa anche più difficile. Ma Carmichael non sembra avere problemi di sorta, perché sta dominando anche questa gara finale, main event a Minneapolis. E aumenta il distacco tra Lask e Carmichael quando siamo arrivati ormai al 13° giro. Rivediamo la classifica provvisoria, che vede in testa Carmichael, poi seguito in seconda posizione da Ezra Lask, terza piazza per il Cobra Vuillemain, quarto Chad Reed, che ora sta per effettuare un altro doppiaggio, è ormai dietro a Damon Huffman, il pilota Honda. Problemi anche per Ernesto Fonseca dopo la caduta sia nella batteria di qualificazione sia alla partenza del main. Fonseca che ora 13° e ha sorpassato Reed. Intanto Damon Huffman ed eccolo qui Carmichael tranquillamente da solo in testa. Questo pilota, questo grande atleta del motocross a stelle e strisce. Attenzione quindi a Timmy Ferri in quarta posizione, quinto Nicholas Way e sesto Chad Reed. Eccolo qui, il Cobra sta ritornando in forma, il Cobra. Ci piacerebbe vedere un duello tra Carmichael e Vuillemain come lo scorso anno. Intanto scende il distacco tra Vuillemain e Carmichael, che comunque è sempre notevole, 17 secondi e 8. Siamo entrati ormai nell'ultimo quarto di gara qui al Triple H Metrodome per il round numero 9 del campionato 250 di motocross. Eccolo qua Timmy Ferri, lui in quarta posizione. Timmy Ferri con la sua Yamaha a quattro tempi, è la prima moto a quattro tempi della classifica, quando Carmichael e Reed preferiscono correre con moto tradizionali a due tempi. Intanto Carmichael ha doppiato Heat Voss, il numero 28. Stiamo entrando ormai negli ultimi giri, Reed cerca di riprendere qualche posizione dopo la caduta. Sono momenti importanti questi ai fini della classifica. Eccolo scatenato addosso a Andrew Short, il sorpasso nei confronti del pilota Suzuki.
molto veloce in questa parte di gara Chad Reed. Un errore banale gli è costato moltissimo in questa finalissima. Reed che è in testa nella classifica del campionato mondiale World Supercross GP, quindi deve fare di tutto per non perdere punti importanti. Adesso davanti a lui c'è Nicholas Way, un altro compagno di scuderia Yamaha, Nicholas Way, Carmichael è sempre in testa, saldamente al comando. Un altro doppiaggio per Reed, ora ci sarà l'attacco a Way. Infatti la grafica ci mostra il distacco tra i due piloti. Fonseca è sempre undicesimo, non riesce a recuperare. Ernesto Fonseca, una brutta performance per lui oggi, una caduta nella hit di qualificazione, poi ancora problemi alla partenza nella finale. Ed eccolo qui Chad Reed, numero 22, sempre più vicino a Nicholas Way. E guardate, ci sono solo piloti Yamaha. Eccolo Vuleman e Ferri, incredibile, Ferri che passa Vuleman. Incredibile performance di Timmy Ferri. Ma non ci sta, Vuleman ritorna addosso a Timmy Ferri e riprende la sua posizione. Vuleman, la quarta posizione. Una grande gara tra questi due piloti Yamaha, con due moto differenti ma dello stesso team. Sbanda Vuleman, ne approfitta leggermente Timmy Ferri, che non vuole mollare la presa, non vuole mollare la quarta piazza. E c'è il sorpasso di Ferri nei confronti di Vuleman. Passaggio bellissimo all'interno di Timmy Ferri. Dico non avere problemi in questo gioco è Carmichael, ma rivediamo con l'aiuto del rallenti il passaggio bellissimo in derapage di Timmy Ferri all'interno, chiude. Eccolo qui Carmichael, ormai ha la vittoria in tasca in questo ultimo giro. Final lap per Ricky Carmichael. In seconda posizione c'è sempre il pilota Kawasaki Ezra Lask. Ultimi salti per Carmichael. Carmichael che si appresta a vincere questo round, questo nono round di Minneapolis. Grande gara anche di Ezra Lask, che ha saputo conservare questa seconda piazza, non ha voluto infierire nei confronti di Carmichael, ha capito che Carmichael è troppo forte in questo momento, ha saputo accontentarsi del secondo posto. E questa è la bandiera a scacchi di Ricky Carmichael, che vince a Minneapolis. E passa il traguardo anche Ezra Lask, una grande gara di Lask. Grande performance, grande affermazione di Ricky Carmichael. Ed eccolo il giro d'onore di Ricky Carmichael. Tra pochi istanti vedremo la grafica di Clear Channel che ci mostra l'ordine d'arrivo, il final result qui a Minneapolis. Ricky Carmichael primo, secondo Ezra Lask, terzo Timmy Ferri, quarto David Cobra Vuleman e quinto Nicholas Way. Ed
eccolo il volto del vincitore, Ricky Carmichael, grande affermazione. And I was kind of riding behind him and I could see Chad Reed coming and he made a pass on me through the whoops and was riding really, really hard tonight. You know, I think I came here with a lot of speed and it frustrated. Una gara difficile per Ricky Carmichael, poi tutto è diventato più facile dopo la caduta di Chad Reed. You know, tonight was a smart race for me. I think I made big steps for the championship. Un occhio alla classifica finale che vede in testa Ricky Carmichael con 160 punti, seguito a 146 per Chad Reed e 127 per David Buleman. Questa è la classifica dell'AMA Pro Racing, il campionato americano. Poi c'è il mondiale che vede sempre in testa Reed a 204 punti, seguito da Buleman a 191 e in terza posizione Timmy Ferry. Ebbene, con le immagini della vittoria di Carmichael e il podio, Gianluca Cafforio vi ringrazia come sempre di averci seguito in questa avventura lunga e bellissima del Supercross. Grazie e arrivederci.